Bentrovati cari buon gustai! Anche oggi a casa tua, che meraviglia, che meraviglia! Rinfreschiamoci, dissetiamoci ed energizziamoci a base di frutta, di ortaggi e anche quanto basta di qualche distillato alcolico, perché continueremo anche oggi a parlare di come realizzare magari nelle vostre case o nei vostri open bar, dei vostri orti, dei vostri prati, delle vostre case al mare piuttosto che delle vostre terrazze per questa prossima estate 2015, ma come si fanno i cocktail magari anche in casa? Partiremo da me, sapete che ho un ottimo rapporto con i fornelli, ma con i drink devo dire ho ancora molto da imparare. Intanto qualcuno ha realizzato con me questo cocktail calabrese. Ci sa anche dello sciroppo di peperoncino, bergamotto, fragole della Piana di Lamezia, e lo vorrei bere con lui, con il protagonista, direttamente dalla Puglia, è ambasciatore in tutto il mondo per dei rinomatissimi marchi in ambito appunto di prodotti per i barman, e lui è un bartender ma ormai è un brand ambassador anche, ed è Matteo Esposto, per voi anche un flair barman. Ciao, ciao Anna. Insomma, mi hai steso già con questo cocktail, voglio dire io Come si fa a desistere da cotanta bontà e colore? Bene, e quindi a proposito di ingredienti di qualità e anche di innovazioni, io mi sono sempre chiesta, no, venendo anche dal mondo un po' del maquillage, insomma io sono una donna, mi piacciono anche i lip gloss, i brillanti, gli scintilli, è vero anche a voi, bambine piccole e bambine grandi, dico ma com'è che nei cocktail non ci sono i glitter o non ci possono essere, possibile? E arriva lui con la soluzione, fammi un po' vedere che cosa mi hai portato. Ecco qui, Shake and Shine, glitter. Shake and Shine. Glitter per i cocktail di diverse colorazioni, quindi dal rosso, rubino, nero, smeraldo, eccetera, eccetera. Senti, ma prova a mettermene un po' qui. Di sì, questo? Sì. Nero, come la mia maglietta, vedi? C'è il verde, il rosso abbiamo detto. Ieri io mi sono abbinata benissimo, okay, l'altra volta, ti ricordi quando sei venuta che hai realizzato il turquoise blu? Il turquoise blu, che è un cocktail famosissimo di un film del nostro Tom Cruise. Sì, mio cugino. Sì, magari. Sì, dalla parte di mia mamma. Fantastico, ecco, voglio farvi vedere se riesco, asciugo il bicchiere. Perché deve riprendere un po' i colori pure del mio abbigliamento, quindi c'è il rosso, il verde della menta. Guardate come luccica. È un luccichio bellissimo, tra poco poi si andranno a depositare qui a un certo punto e sembrerà di stare nel deserto, ma con l'acqua, a differenza, anzi col drink. È stupendo, guarda questo iridescente, fantastico. Matteo, come si fa per trovare questi prodotti? Perdonami, così lo diciamo innanzi a tutto e poi andiamo a imparare, a continuare a fare formazione a me, e voi potete servire, vi potete servire di questa, diciamo, messa in discussione mia personalmente. info@matteesposto.com. Semplice. Come si fa quindi a realizzare il cocktail partendo da semplici strumenti? Che cosa ci occorre in casa, ad esempio, per non sbagliare? Ok, attrezzatura basilare, quindi misurini, ci permettono di quantificare il prodotto, semplici... Aspetta, piano, sì. Misurini, okay. Quindi... Mixing glass, quindi sono dei miscelatori in vetro. Mixing glass per far vedere tutto quello che succede. Miscelatori in acciaio, che quindi questi servono per shakerare. Mm-hmm. Mm-hmm. E poi i vari utensili come spremi lime, che sulla mia maglia magari non si vede, ma sì, visto così, ecco. Spremi lime per l'appunto, coltellini, palette per il ghiaccio e attrezzatura. Eccomi. Sì, attrezzatura varia. Ma pure con la scuola. Scolapasta. Con lo scolapasta, con il ragno che tiriamo su la pasta. Sì, okay. Sì, 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 sì.
Tutti questi utensili li abbiamo in casa? Sì, più o meno. Okay. In alternativa si trovano online, ecco. Il sito più celere, rapporto qualità-prezzo, ottimo, flareshop.it. Flareshop.it, sì. Perché voi, tu anzi, insegni anche, devo dire con tanta pazienza, il fatto di far volare un po' gli shaker piuttosto che i bicchieri, piuttosto che appunto le bottiglie o i diversi ingredienti, no? Esatto. Maneggiare. Ci vuole passione, ci vuole un minimo di spirito di acrobazia e tanto allenamento. E tanto allenamento. Allora, esatto. Dai, divertiamoci. Partiamo con un White Russian, cocktail famosissimo, composto da vodka, liquore al caffè e panna. Ecco, liquore al caffè. Ok, vodka, liquore al caffè, vuoi dirci qualcosa? Subito te lo dico, perché poi ti offro pure il caffè. Qui ritorniamo in Calabria. Dammi prima le istruzioni per realizzarlo, Amarago Caffè. Beh, qualcuno già sa di cosa parlo. Prendo questo? Sì. Facciamo un White Russian alternativo. No, facciamolo trasparente allora. Ok, facciamolo trasparente. Ok. Non gli posso dire niente che subito, guarda. Suscettibile. Cambia. No, cambia. Io come gli do là, lui... Tom. Dimmi. Quindi, come ricordiamo dalla precedente puntata, il nostro jigger amato da Anna. Mi ricorda, dicevo appunto, quando dovevamo prendere lo sciroppo da bambini. Sì, mm-hmm. Al contrario. Ok. E beh, caro Matteo, sai, in questo di liquore c'è la miscela proprio Marago Caffè Club, una miscela esclusiva che voi siete già abituati a degustare con il caffè, no? Le diverse miscele caffè, potete contattare per avere anche questo liquore www.caffemaragoclub.it oppure rivolgervi direttamente a Massimiliano Messina, chiedere informazioni e avrete tutto quello che vi serve, non solo per impiantare una bella macchina del caffè, magari a un braccio o a tre bracci, pensa che stampa da 1 a 3 caffè così in un batter d'occhio, percentuali di arabica o robusta e questo lo scegliete voi, perché le speciali cialde tarate 14 grammi ve le voglio fare vedere, a proposito, così le faccio vedere anche a te che sei un grande bevitore di caffè, sono già tarate, per cui gioco semplice, inserite nella macchinetta e verrà fuori una cremosità e un aroma vostro singolare. Andiamo. Perfetto. Quanto? Seconda tacchetta, 3/4 d'oncia, quindi circa 3 cl, 2,75 cl. Per... Va bene. Ok, va benissimo. All'interno del nostro mixing glass. Mixing glass. Ok, andiamo di vodka. Scusami, ma io sai che devo profumare tutto. Senti un po'. Respiriamo, e anche i profumi, sapete, in cucina sono fondamentali. Assolutamente sì. Nel food e nel beverage. Poi si continua con vodka. Quindi prima qui abbondiamo. Prima tacca, abbonda un altro po'. Ok, ecco, facciamo un po' di sì, di fleur. Quindi nero, lo stiamo stravolgendo un po'. Rendiamo la parte inferiore di questo cocktail brillantinata con i glitter, quindi, sì. E poi la panna sopra, darà un contrasto non indifferente, insomma. Ci piace, ci fidiamo ciecamente. È molto denso. Sì, è uno ecco, sciroppo. a base di cosa? Di prodotti vegetali. Estratti vegetali. Sì, coloranti naturali. Quelli che la nonna usava per fare la torta. Va benissimo così, altrimenti verrà fuori nero pece. La sabbia. Esattamente. Quasi lo metto anche io sulle labbra. No, non ci provare. Ok. Ecco, Tom Cruise non l'avrebbe mai fatto questo. Allora, andiamo. Ghiaccio? Sì. Abbondiamo, tanto il ghiaccio non manca. No, scusami, che io tranquilla. Devo sciacquettare un po'. Ok, quindi andiamo un po' a shakerare. Ecco questo. Madonna mia, Ceri, come si fa? Fammi vedere un'altra cosetta, ti prego. Fammi morire di invidia. Ecco a te. Sì, bene, un giorno ce la faremo. Magari così? Sì. Ma botta? Sì, sempre una botta.
esplosione galattica. Sì. Ok? Quindi? Shakerare? La solita cosa. Sì, sì, sì. Quindi braccia. Spero non perda, perché se dovesse perdere... Oddio! Vedremo la nostra Anna in nero. No, io nera proprio non ci posso stare, sappilo, eh. Non ti sei mai arrabbiata? Ma dicono che l'autocontrollo faccia parte di me. Io poi esplodo improvvisamente e sparisco, proprio mi polverizzo. Non mi faccio neanche vedere arrabbiata. Guardate, guardate! Perfetto. Quindi ora ci divertiamo nel vedere Anna sbloccare questi due utensili. Allora, sbloccare gli utensili. Tu ti saresti servito del banco d'appoggio? No, avrei utilizzato il passante, quindi in testa. Ecco. Sorpreso di questo. Andiamo a versare nel nostro bicchiere. Qui? Esatto. Ok. Quanto è buono questo cocktail calabrese. Sì, i glitter hanno raggiunto pure il fondo. Lo metto qui, guarda. E voilà. Oh, intanto io ringrazio il mio supermercato e il vostro supermercato di fiducia in tutta la Calabria, Gruppo Perri, grazie a Carrefour Market o Iper Carrefour. Trovate l'affidabilità del marchio internazionale Carrefour più una selezionatissima e ricchissima fornitura di prodotti locali. Quindi diciamolo, qualità prezzo eccezionale. E non vi sbagliate, non vi sbagliate, ci sono delle offerte che si alternano in modo diciamo abbastanza costante, ogni settimana, ogni 15 giorni, basta andare sul sito internet, trovate tutto località dopo località. Allora, ora tu pensi di aver finito, ma c'è la parte white, quindi la parte bianca. Ah, è vero! La parte bianca sarà data dalla panna, che ora gentilmente andrai a montare. No, montare la panna sì. E non shaker. Questo si chiama invece? Mixing tin. Con mixing tin. Esatto. Ok, va bene così? Va bene così. Se non la fermo... Noi abbondiamo in cucina. Guarda, ti do un'alternativa. Sì. Shakeri o... No, shaker. In immersione. Shaker, okay. Bello. Pronta per l'apertura? Sì, prontissima. Okay. Colpo secco anche qui. Sì. Ok, energica. E al contrario? No, va benissimo così. Così? Va benissimo. Energica. Nuoto. Oh, devo montare la panna. Nuoto. Ok, senti? Sì. Ok, va bene così? Ah, avete capito che quindi potete montare la panna pure così. E poi, l'altra volta ci consigliava di, per scastrare, adesso questo che è anche abbastanza freddo, dovete andare non dove... c'è meno aria, bensì a uno dei lati, o a destra o a sinistra. Date una bella botta e vediamo come... Ma dicono che sei proprio un maestro. Grande. Riesci a insegnare pure a me come si fanno i cocktail. E adesso? Ora, con il nostro bar spoon. Che bello che è. Si poggia sulla superficie e si versa qui, in modo che si vada a depositare... Nel cucchiaino? Sì, sì. In modo che si vada a depositare sul drink. Procedi, vai, procedi, vai. Ah, devo procedere, sì, tutto sì, lo sì, deve sì. coprire. Ah, che bello, fantastico. Ok. Basta? Sì. Ma eccolo. Che spettacolo. Ci piace. E allora, prende il nome? White Russian, per l'appunto. White Russian. Guardate questi glitter, un glitteraggio straordinario. Allora, brilla il cielo di questa primavera estate, ma anche d'inverno, devo dire, potrebbe essere un ottimo drink di conforto. www.matteoesposto.com per avere informazioni non solo su come diventare dei bartender o delle barlady, ma anche su come recuperare tutti questi prodotti di altissima qualità. E allora ce ne andiamo in pubblicità, perché so che finalmente è venuto a trovarci anche il nostro caro amico da Cetraro, Eugenio, che è un bar
Bartender, che poi tra l'altro è un barista, diciamo. Ecco, sì. I baristi sono in italiano quello che è bartender. Coloro che in dovrebbero America. Esattamente, coloro che lavorano dietro il banco bar. D'accordo, a tra poco, non perdetevi nulla, rimanete con noi se vi va e se vi pare. Grazie per l'attenzione e imparate anche voi a fare degli ottimi drink in casa. Divertirete i vostri commensali e divertirete anche voi stessi. A dopo. E dal White Russian, sempre grazie a Matteo Esposto, noi vi daremo contezza su come poter realizzare velocemente dei cocktail anche in casa vostra. Però certo qualcosina come attrezzatura proprio serve, diciamolo. Sì, assolutamente sì. Poi però se volete, se ci avete preso gusto, sicuramente sì, perché capita sempre così, e volete approfondire, Matteo ha anche comunque altri ragazzi che ha formato nel territorio, quindi potete contattarlo direttamente sul sito internet www.matteoesposto.com e vi darà lui le indicazioni. Quando mi chiama qualche ristoratore o qualche imprenditore che sta aprendo comunque dei bar o un open bar qualsiasi, io chiamo sempre Matteo e lui, devo dire, ha un server di barman e di bar lady infiniti. Quanti ne hai formati in tutto il mondo? Dal 14 gennaio ad oggi sono sopra i 300. Solo sì. Quelli di quest'anno? Meno male. Non vogliamo sapere allora da quando è nata la professione. Senti, so che sei cresciuto a botte di uova. Le uova battute o sbattute, come si suol dire? Shakerate, direi, uova shakerate. Sì, dalla mamma o dalla nonna. Forse è da lì che ho preso l'idea. Dovevi del arrivare barman. Qui nella cucina di casa tua. E qual è stato il primo elisir che intingeva così la tua potenza, lo zabaglione? Borsci San Marzano. Assolutamente sì. Fatto bene. E poi pugliese, no? Da Taranto. Sì. Ritornato in auge, come oramai diciamo, da diverso tempo, grazie a Distilleria Caffo, che ha appunto acquisito questo grande marchio e sta riportando alla nostra attenzione questo elisir di erbe, questa ricetta caucasica che ha avuto tantissimo successo negli anni in cui Matteo e io eravamo bambini, perché insomma intorno agli anni 80, no? E poi era famosissimo l'accostamento appunto a uova, gelati o anche magari per dei frappè, insomma ci sta veramente bene. Noi lo abbiamo utilizzato pure per cucinare le carni in agrodolce, il pesce, ci divertiamo, viva Dio, basta sperimentare. Allora si va avanti con una radice per la quale io impazzisco, utilizzatissima per chi volesse curarsi naturalmente, lo zenzero con le proprietà termogeniche, quindi vi fa anche dimagrire perché stimola il metabolismo e quindi da oggi mangerò solo zenzero, se aiuta il dimagrimento. Assolutamente sì, Matteo. Okay. Mastica radice di zenzero e via. Allora, insegnami questo cocktail. Perfetto. Questo cocktail lo realizziamo con cetrioli, radice di zenzero. Wow! Andremo col gin, succo di limone, insomma parecchi ingredienti naturali. Quindi, come iniziamo? Preferisci cetriolo o zenzero? Indovina, zenzero. Zenzero, ok. Radice di zenzero. Radice di zenzero? Sì. Ecco qua. 2 o 3 lamelle, quindi tagliate. Guarda sottili. Che spettacolo. Ecco qui. Ci vorrebbe, sai, il mio caro amico Eugenio. Tra un po' arriva. Va bene. Quindi fettine, 2 o 3. Quindi. Sì, 2 o 3 fettine. Guarda che meraviglia. Io guardo, c'era chi si metteva le patate quando stava male, aveva la febbre alta sulla fronte. Sì, sì, sì. Ecco, io le patate della Sila me le mangio chiaramente e le utilizzo per cucinare, mentre le radici di zenzero mi danno un sollievo, mi rinfrescano, perché una meraviglia, veramente, ottimo. Scusatemi, ma lo sapete che oramai io non è che do i numeri, è una comunione di intenti tra me e gli ingredienti. Perfetto. Lui dice, come t'ho lasciato? Io t'ho lasciato tanto tempo fa, guarda come ti ritrovo.
Vuol dire che dall'epoca ha praticamente realizzato tanti drink, ha sperimentato, bevuti e il risultato poi stato questo. Che intelligenza l'amico mio! Allora andiamo! Sì. 3 fettine lamelle, come si vogliono chiamare, di zenzero. 4 rondelle di cetriolo, ok, tagliate sottili. Come dici tu, maestro? Come dici tu? Senti, brand ambassador di... Aspetta che le prendo un po' più dalla parte... centrale. Sì. E brand ambassador di alcuni marchi straordinari, perché producono qualità per tutto ciò che serve poi per realizzare dei cocktail d'altissimo livello. Sì, in questo caso brand ambassador della linea Rial che andiamo ad utilizzare, Rial allo zenzero, quindi fortifichiamo il gusto grazie a questo sciroppo, insomma. E all'aroma naturale di questo sciroppo, perché zenzero, comunque pasta di zenzero pura. Infatti dicevamo prima con Eugenio proprio questo, che adesso arriva. Eugenio, vieni, vieni, ti prego. Dai, mettiti lì. Benvenuto nella cucina di a casa tua. Di nuovo, Chéri. Ciao. Ciao. Perché ciao a tutti. Un pugliese, ben trovato, ben trovato, ben trovato. Un pugliese, però io ce l'ho, un calabrese, è diventato sì. Bartender grazie anche a Matteo. E questo per realizzarlo ci vuole un po' di fatica, sì. Realizzarlo così. Quindi, lui, possiamo fare degli zuccheri aromatizzati o degli sciroppi stessi, ma questa è una buona soluzione, ecco. Per avere sempre un prodotto fresco. E poi mi dicevi, soprattutto per giocare, no? Voi sì, bartender. Questa è buona anche come forma per quello che fa lui, il flair, e quindi possiamo anche dare spettacolo al nostro bar. Ecco, guardate un po' l'ergonomia, perché non è, non è da poco, l'ergonomia di questi packaging è fondamentale, vedete, si può impugnare sia da qui che da qui per poi realizzare, che ne so, quelle acrobazie. Giochini dai più semplici ai passaggi vari. Ah, ok. Sono squeezy bottle, quindi ci permettono di lavorare il prodotto, di versarlo, e velocemente riposizionarlo squeeze, nella nostra postazione. Quindi squeeze. Esattamente. Squeeze qui? Sì, squeeze lì. Così, ok, va così. Benissimo. Perfetto. Il taste non manca mai. Ok. Succo di limone. Che lo dico a fare? Ecco qua. Succo di limone. Ok, alto. Mi devo regolare. Esattamente. Quindi seconda va bene per questa volta. Lo sai che io lo odio, ecco. Quello. Pieno? Ecco, pieno? Sì, va benissimo. Ok. Testiamo. Ecco qua. Con meno veemenza. Guarda, c'è quella radice di zenzero che deve rilasciare tutto. Vuoi dimagrire? E allora? Ti vuoi rinfrescare? E allora? Vuoi che venga fuori il piccante e la freschezza del cetriolo? Smolecolalo allora! Ma che meraviglia! Cari buon gustai, rivedete queste puntate di A Casa Tua e divertitevi anche voi come noi a realizzare i vostri cocktail su www.acasatua.tv e per saperne di più www.matteoesposto.com. O la semplice pagina Facebook Matteo Esposto, forse ecco. Più diretta per i giovani. Certo, anche, come no, come no. Quindi allora, rientriamo in questa categoria o meno? No, io oramai sono vecchia. Ok. Invecchiata, una gallina vecchia. Gin. Gin, sì. Gin. Questo. Eccolo qui. Ah, gin sì. Naturale, neutro. Sì, un once e un quarto, quindi un po' più della prima tacchetta. Ok. Ok. E va. Ecco, va. Lascio a te la parola. Ecco, lasciami la parola. Sì, anche Pezzodì è distribuito da Distillerie Caffo e lo potete utilizzare per realizzare il famosissimo spritz. Esattamente. Anche da quello anche a questi assolutamente altri versatili. Sì. È super versatile come prodotto. E poi guardate quanto ce n'è, ammazza, eh? Sì, quindi alt. Ah. Esatto, seconda tacchetta. Seconda tacchetta. Anche questi prodotti li trovate sicuramente presso i Carrefour Calabria. Oppure contattate Distillerie Caffo. Versiamo okay. Così. Perfetto. E si deve colorare quindi, voilà. Ecco qui, ora dobbiamo fare una cosa che tu ormai sai fare benissimo. Vediamo. Quindi, shakerare. Vai, sì, ci piace. Shakerare con ghiaccio. Di shakerare conseguenza, con ghiaccio. Ghiaccio.
Quale scegli dei due? Eugenio, senti, io ce la sto mettendo tutta, sono arrivata all'1%, qualcosa l'abbiamo acquisita, che dici? No, secondo me stai scegliendo benissimo. Bene? Sì. Oh, tesoro mio, quanto ti voglio bene, grazie. Scelgo questo. Incastriamo bene. Ecco. Io nel frattempo prendo lo strainer, anzi il colino. Sorriso alla camera, gomiti più larghi. Figlio mio, e dai. Metto in fuori. Ok. Sguardo al pezzoso. Io non, sai, non è che ho volumi così da mettere in mostra, per cui giusto un muscoletto, un sorriso, quello sì, quello ve lo posso offrire molto tranquillamente. Dall'altra parte. E ora? Da qua. Qui. Qui. Non vorrei essere al posto di quel mixing tin. Eh no, Matteo, qui abbiamo, scusa. Eugenio. Sì. Che... Oddio. Come si fa, Uge? Ecco qui. No, ho capito adesso. Ringrazio, don Eugenio. No. Grazie. Oh. È così per il bicchiere. Okay. Ma no. Qui. Ora, strainer perché dobbiamo filtrare. Voi potete tranquillamente dirmene di tutti i colori dovunque voi vogliate, tanto i social ce li avete su Facebook, Google, Instagram. Ditemi pure che avete avuto pietà di me in questi giorni. Utilizziamo un colino perché? Perché abbiamo comunque il cetriolo, polpa, eccetera, eccetera, sì. Sì, vai, il colino. Procediamo. Ecco, anche se comunque io, ragazzi, una cosa che non concepisco, credetemi, è che questo ben di Dio che rimane nel bicchiere non deve essere mangiato. Questa è una cosa che non concepisco, però vabbè, diciamo che per voi la mescita è fondamentale. A questo punto, caro... Non abbiamo ancora finito, ragazzi. Ah, sì. Qui c'è l'anarchia oggi. Maestro, scusami. Allora, Phil, quindi riempiamo il bicchiere di ginger ale, che è una bevanda sodata allo zenzero. Lo apriamo in maniera simpatica, quindi... nostro mixing team. Come umiliare una conduttrice. Ok, a riempire. Basta così. E ora il nostro guarnitore d'eccellenza. Okay. Vai, Eugenio. Vai. Ecco Matteo, perché Eugenio, come tanti altri, non imparano a diventare bartender solo per realizzare cocktail o comunque per mettere su un po' di scena, fare movimento, ma riescono anche a gestire le risorse economiche di un bar. Assolutamente, giusto? Sì, perché la gestione di un bar è fondamentale. Quindi il buon bartender è quello che riesce a capire spese, entrate e quindi gestire al 100% il suo angolo bar. Comunque anche questa formazione. Assolutamente, bar manager. Vai, fettine di cetriolo. Sì, possiamo fare una semplice fettina tagliandola, possiamo appoggiarla sul bordo del nostro bicchiere per abbellire. Oppure, o altrimenti possiamo fare una classica fettina invece per verticale. Ah, sì, che ci piace da sgranocchiare, sì. Specie se siamo ai bordi di qualche piscina oppure in riva al mare. E poi prenderà anche un po' del gin, quindi poi si può anche togliere dal cocktail dopo che magari ci è rimasto e poterla mangiare. Ah, così avere il doppio sapore. Sì, sapore e consistenza, si sarà aromatizzata ben benino. E allora, che dirvi, tante cose stiamo imparando con semplicità. Mi auguro, se avete qualche difficoltà o magari volete saperne di più perché vi piace farlo, perché ci avete preso gusto, così come io per la prima volta devo dire mi sono... di solito la sangria mi sono fermata io a un certo momentino, sai, le bacinelle, la frutta, tagli le cose, sai come siamo noi della gastronomia, no? Un po' così. A che livello della sangria ti sei fermata? Al litro? No, vai, tu vai. Okay. vai anche oltre. A proposito di sangria, beh, non posso non dirvi come fare per diventare, approcciare al fantastico mondo del buon bere, del bere intanto consapevolmente e poi del saper abbinare a ogni pietanza, che sia dolce, salata, un aperitivo, piuttosto che un finger food, un fritto, piuttosto che un'insalata, i vostri vini, i vostri distillati o comunque le vostre bevande in generale. Allora, diventate anche voi dei sommelier
come iscrivendovi ad uno dei corsi attivi in una delle nostre province, insomma, della Calabria, www.escalabria.com, per sapere appunto come fare per diventare, con soli tre corsi, devo dire molto articolati, insomma, dalla storia, dall'enologia fino all'abbinamento appunto cibo-vino, dei professionisti del settore, per voi stessi o magari per la gioia di qualcun altro o di qualche buon ristoratore che ha la facoltà di avere in sala un bravo sommelier che poi riesce a creare un'alchimia con le pietanze servite. Che ve lo dica a fare? Dopo le pietanze andiamo giù di drink, grazie al nostro Matteo Esposto, grazie al nostro Eugenio Verta. Realtà la tua del Cedro di Calabria. Sì, sì, sì. Molto famoso, sì. Dai, dimmi un cocktail col cedro, visto che noi andiamo sempre di più sul bergamotto, che merita, però devo con dire... quello si sono realizzati diversi tipi di cocktail, quindi possiamo sia usare il mezzo di per poi abbinarlo alla cedrata e quindi anche mettere un po' di cedro, oppure possiamo utilizzarlo come variante al classico limone lime, ma nelle giuste dosi e con i giusti rapporti. Ci piace, col mezzo di la cedrata mi sa che è un abbinamento che possiamo fare proprio con velocità. Ecco cosa servono i protagonisti da casa tua, a darvi qualche idea in più, a intrattenere le vostre giornate a casa, le vostre ore, i vostri sprazzi di tempo a casa o magari scaricando l'app ovunque voi siate, lo potete sempre fare sui vostri tablet o i vostri smartphone. Ci troviamo qui tra poco perché io inizio a bere, fa un caldo che non vi dico, ma la gioia di stare con voi va sempre oltre, ci fa superare ogni caloria in più. A tra poco. Ciao. Ciao. Le bollicine che ci piacciono tanto, prosecco o spumante metodo classico, magari calabrese, Ferdinando 1938 delle cantine Statti sarebbe meglio. E allora, Shake and Shine, color fragola. Una bella fragola questa. Che dici? Rosso rubino. Rosso rubino. Vabbè, ognuno sa. Fragola rubino, quelle naturali, no? Tu lo chiami giustamente come i gioielli, io invece lo chiamo come l'agroalimentare, Sherry Megui. Allora, versiamo. Sai Shine. Che adoro i gioielli, quindi. Sì, è vero. Mamma mia, hanno realizzato veramente una gran bella cosa, eh? Questa azienda ha realizzato una gran bella cosa, quindi la ringraziamo. Soprattutto la caratteristica è che questi brillanti non si depositano, bensì vanno proprio a glitterare tutto il liquido. Quindi spettacolare, no? Dicasi spettacolare. Dimmi le quantità, perché io ancora non ci ho preso confidenza. Una bottiglietta va bene. Dai! Va bene così, va bene così. Adesso con il nostro bar spoon andiamo bar spoon. A giocare. Aspetta che andiamo tanto qui. La giusta anidride carbonica va a lavare anche, vedi, come un tergicristallo. Noi facciamo tutto, facciamo anche pulizia ai bicchieri. La tecnica, ragazzi. Chi sa fare, sa pure comandare, giusto? Esattamente, disse qualcuno. Disse qualcuno. Bene, bene. Il nostro prosecco in questo caso è... direi che... pronto. Pronto. Molto shake and shine. No, guarda che fantastico glitter. Fantastico glitter. Ok, cosa adesso mi farai fare? Ok, andiamo a realizzare un pestato. So che ami il prosecco. Sì. Quindi realizzeremo un drink al prosecco. Loro diranno: questa ama tutto, non c'è niente che non ami. È così, altrimenti avrei condotto altro, non avrei condotto nulla. Senti, ma col mezzo di, no? Questa sì. Produzione meravigliosa a base anche di agrumi, magari di Calabria, del gruppo Caffo, www.caffo.com.
è il sito internet per intanto vedere tutti i prodotti chiaramente di questo grande marchio ormai riconosciuto in tutto il mondo, sì, con le diverse produzioni, e lo possiamo utilizzare anche in questo caso forse? Assolutamente sì. Allora dai, dimmi. Quindi, come devo fare. Vodka, andiamo a versare tutto nel nostro mixing glass, scusate, mixing tin. Mixing l'alcol. Certo, vodka. Quindi vodka. Esattamente. Metà? No. Tutto? Intero, sì. Ok. Il nostro mezzo di. Mezzo di. Procedo io. Ma mezzo di perché ce ne vuole sempre mezzo rispetto al liquido che ci aggiungi? No, perché a mezza giornata si beve. Ah, ecco. A mezzo di. Il nostro succo di limone calabrese. Sì, assolutamente. Ho timore, ecco, perfetto. Vedi, vedi come sto imparando a girarle queste clessidre? Anche di più. Prima hai allargito mari, fiumi. Lo sai, prima ci sposta una parte, poi dall'altra, e poi si trova l'equilibrio, via. Eccolo qui, perfetto. Ok, del passion fruit. Sì. Anche qui dobbiamo... Esattamente, no, no, la parte opposta. Perfetto. Frutto della passione. Sì. Ok. Ecco qui. Ghiaccio. Poi servirà del ghiaccio, giusto? Mm-hmm. E allora, mentre arriva il ghiaccio... Abbiamo un altro ingrediente da inserire. E che cosa? Il nostro fantastico succo d'arancia. Sì. Spremuto da Eugenio Verta, che prima era qui con noi. Arancia di Calabria. Ma tu, le nostre clementine, lo so, tu da buon pugliese quale sei, grande patria anche quella di oli extravergine d'oliva, ma non solo, anche una patria enologica da insegnare veramente all'altra parte del mondo, in fatto di produzione di grandi vini. Gli agrumi però, ahimè, privilegio di noi calabresi. Sì. Le clementine... IGP, ti piacciono quando vieni in Calabria, visto che non c'è neanche un seme, che sono succosissime? Mi sembrano, mi piacciono. No, quelle non sono state le clementine, guarda, sì, casomai sono quelle sono tutti i salumi, tutte le top dei salumi, pancetta, capocollo, soppressata, pancetta, capocollo e salsiccia. Alt, dovevamo trovare l'equilibrio. Che è qui. Lo sciroppo devo prendere sempre io prima di andare a dormire. Sì. Ok, riempi. Ancora. Sì, sì. Ah, ti piacciono le arance di Calabria? Assolutamente, sì. Ecco qui. Ecco. Ok. Bene. Ora, shakeriamo il tutto. Aspetta, dobbiamo salutare i nostri amici. I nostri amici di Lamezia, del barman, bartender straordinari, Enzo e Vincenzo. Officine sonore. Enzo e Vincenzo. Posso salutare così? Certo, no? Salutare. Ciao. Così, Enzo, officine sonore, perché loro oltre che a berle, le cantano pure. E allora, come si fa adesso? Ghiaccio? Perfetto, vuoi glitterarlo o meno? Sì, lo glitteriamo qui. Ok, sì. Oro o rosso rubino? Ma quanti bronzo? Colori ci sono? 10 colorazioni. Mamma mia, sembra di stare in un negozio di in una profumeria, in un negozio di cosmetici. Ecco. Ok. Energica ti voglio? Esatto. Va benissimo. Sui denti sarebbe interessante. Al tuo prossimo sorriso saresti brillante. Quello che avrei sempre desiderato io. Cosmetici che si possono mangiare. E che brillano. Buono, di solito mi dura il rossetto tanto, in questo caso non credo. Allora, andiamo. Ok, ghiaccio. Si shakerà con ghiaccio. Quindi il nostro mezzo mixing tin, perfetto. Vediamo se... Ok, ci siamo. Abbiamo smontato la cucina. Piano al quarzo, va benissimo. Contrario, perfetto. Zitto. Mi silenzio. Secondo me ti arriveranno, parte di questi quando te ne andrai io li farò da sole, ti arriveranno fino a dove sei, quando ti raggiungeranno. E allora, respiro profondo,
spalle belle larghe, se avete un bel seno chiaramente darete spettacolo ai vostri clienti, voi bar lady, io in questo caso lo potrei fare senza correre grandi rischi e vai! Io ho solo da elargire grandi sorrisi. Ah, che bello, bellissimo. Io posso ballare però, mentre shakerò. Certo, questo certo lo posso fare, garantito. E voilà! L'esplosione galattica non è avvenuta? Perché no? C'è il male che fuoriesce, sentite il rumore. Ah, che profumo, meraviglioso. Ok, io dico ora... poi che sono sempre magra, avrò perso 3 kg queste puntate. Fa anch'io un caldo. Sapete, no? Dimmi. Ok, nostro strainer, quindi filtriamo, separiamo il ghiaccio dal cocktail. No, perché dico, poi capisci, c'è pure l'impugnatura giusta, dove vuoi, dimmi caro. Io amo i calici, tu lo sai. Ok. Ma questi glitter come salgono? Lo allunghiamo con un po' di bevanda sodata allo zenzero, cioè... cioè il ginger ale. Ginger ale. Ginger ale. Perfetto. Ah, scusa, ale c'è scritto. È perché Alessandro era il primo tizio che l'ha inventato, poi è rimasto a nome suo, eccetera, eccetera, no? E guardate, quindi... io non ce la posso fare. È possibile che non posso mai nominare nomi di persone? E voglio salutare l'amica mia Alessandra che mi guarda da Roma. Può ale, essere che Alessandro... bacio tesoro, sì. Noi si vede che bevevamo così in modo disinteressato. E sempre gli stessi cocktail, tra l'altro. Ginger ale, appunto. La ginger ale, ginger ale, okay. Ginger ale. E lo ultimiamo con un top di zenzero. Prosecco. Prosecco, sì, ma questo colorato? Sì. Vediamo la fusione tra i due colori. Uscirà... non ce la posso fare, ragazzi. Oddio. Veramente, ma tu sei venuto qui nella mia cucina per cercare di... ecco qui. Ah, che spettacolo, ragazzi. Ci piace. Cioè, prevista la decorazione? In questo caso, meglio evitare. No. Lui ride. E dire che è serio. Durante i corsi questo mi diceva, dice, ma io, possibile che adesso vedranno Matteo, che in realtà non hanno mai visto, perché sai, un po' quando fai dei corsi sei il maestro, no? Sei il guru della situazione e quindi sei un po' imperscrutabile, timore reverenziale. In questo caso, di fronte ad un'alunna così, lui non può che cedere. Vedete com'è bello, gioioso, pacioso, ecco. Gliel'hai detto però che te l'ho fatto pure io l'uovo col borsi San Marzano prima di iniziare? Sì, prima di iniziare la puntata, ecco perché siamo così energici e su di giri. E allora, e adesso, fantastico comunque, veramente belli questi cocktail. Io rivedrò, io, proprio io stessa, rivedrò le puntate di A Casa Tua una ad una realizzate con Matteo, perché poi tu sai che io non vedo nulla di quello che faccio, meno male. Altrimenti, per come sono, mi castigherei a vita. Andiamo, che cosa realizziamo adesso? Okay. Quindi ripetiamo, per realizzare fai da te, in casa o dove vi pare, cosa occorre necessariamente per miscelare, dressare bene diversi ingredienti e realizzare dei gustosissimi cocktail che possano essere alcolici piuttosto che analcolici per baby o per big? Sì. Occorre attrezzatura basica, cioè, ovviamente. Ripeti. Ok, attrezzatura basica, come dicevamo, mixing tin. Sì, frizzati, mixing tin. Sì, miscelatore in acciaio, dalla parola onomatopeica che riproduce il suono. Quindi, mixing tin. Bravo. Abbiamo il mezzo mixing tin, abbiamo il nostro bar spoon, mezzo bicchiere da bar. Mezzo mixing tin. Sì. Bar spoon. Pestello. Pestello o anche sì, calzascarpe è uguale. Esattamente, in base alla giornata. Il sabato sera può fungere sia da pestello che da calzascarpe. E una serie di attrezzature basiche che appunto troviamo... che ne so, montalatte, frullini, insomma queste cose qua. Sì. E questo serve pure, eh.
strainer, serve per filtrare e separare il ghiaccio dal cocktail, come abbiamo fatto finora, insomma. Queste... Senti, ma in pugliese, ad esempio, lo strainer come si potrebbe chiamare? Filtro, in italiano. In pugliese, ho detto, in... Un vernacolo. In dialetto. Un filtro. Capito? Esattamente. Sì, possibile lavorare con un numero minimo di articoli, di utensili. Chi è che non ha uno sciroppo per la tosse a casa? E li trovate su internet, come dicevo prima, il sito più attendibile, secondo me, celere, qualità, prezzo eccetera eccetera, flareshop.it. Ok, oppure www.matteoesposto.com. Abbiamo il tempo di realizzare un altro piccolo cocktail, però voglio far entrare Eugenio. Vieni, tu che sei venuto fuori dalle mani di questo ambassador, madonna mia, con tutti questi termini, ciao di nuovo, rieccoti nella nostra cucina. Com'era così quando ti ha fatto i corsi? Era pure peggio, quindi siamo fortunati ad averlo in questa versione. Veramente? Sì. Sono serioso quest'oggi. Pensa un po', allora mi sa che mi camufferò. Cosa occorre per realizzare un altro cocktail? Intanto, ha un barman tipo? Sì. Così come nella cucina? Di solito non deve mai mancare un ottimo olio extravergine d'oliva, e noi ne abbiamo quantità industriale di produzione di ottima qualità in Calabria, la DOP Bruzia, la Mezzia o Alto Crotonese, per poi finire l'olio dei giganti. Finiamo al sud della nostra Calabria con l'olearia carbone oppure la carolea di Statti. Vedete un po' voi, equilibrio, fruttato, piccante, erbaceo, quello che più vi pare. Ma quindi dicevo, qual è il cocktail che disseta di più il barman? Cambia da barman a barman. I miei preferiti sono quelli là più aspri, quindi dove c'è la presenza di limone o lime. Il preferito è il kamikaze. Kamikaze? Cosa c'è dentro? Vodka, triple sec e succo di limone. Bravo. Si fa limone in di? Quello di Calabria. Ah, che meraviglia, guarda che bravo. E tu invece, oltre all'uovo chiaramente sbattuto al Borsci San Marzano, che ha fatto venire su un bello bambolotto, bello maestro oggi in fatto di bar e tutto ciò che c'è, insomma, che ruota attorno al beverage in questo senso, adesso che cos'è che bevi per stare bene? Sicuramente sour, quello che abbiamo fatto nella puntata precedente. Ah. Quindi gin sour perché? Perché le galline pugliesi sono rinomate per la loro potenza, di conseguenza le uova, l'albume, eccetera. Ecco, ripeti, cosa c'è lì? Lo potete rivedere sul sito, vi raccomando. Sì, gin in quel caso, perché i sour si possono appunto adattare a qualsiasi distillato, liquore, eccetera, eccetera. In quel caso abbiamo realizzato gin, succo di limone, zucchero liquido, albume e blueberry, lo sciroppo. Quindi abbiamo montato l'albume, una parte vellutata. Quindi molto proteico, sì. Oltre che. È un. Veramente ottimo, mi fa riflettere. È uno di quei cocktail che sicuramente andrebbero ad apportare dei nutrienti non indifferenti, perché con i mirtilli neri, blu, insomma. Sì. Limone, vitamina C, insomma, vitamine del gruppo B e anche le proteine non grasse, senza colesterolo, dell'albume. Allora, ci siamo, in realtà non facciamo in tempo ancora a far nient'altro. Come fare per contattarti, Matteo? C'è qualcosa in particolare, insomma, che vuoi dire ai nostri amici? L'invito, intanto, sarà anche CAFFO, sponsor ufficiale della manifestazione internazionale che si terrà a Roma il 27 maggio, sì, la Meeting Play Flare World Competition, quindi acrobazie di bicchieri, di spoon e non spoon che volano. Sono barman acrobatici, sarò in giuria, quindi sarà un evento in streaming sulla mia pagina Matteo Esposto Facebook, potete avere tutti i dettagli a riguardo. Bene, mentre se volessimo rimanere nella formazione avvenuta grazie al nostro maestro in Calabria, come mettersi in contatto con te, caro Eugenio? Sempre tramite la pagina di Facebook Eugenio Verta o contattandomi tramite email eugenioverta@yahoo.it. Bene, quindi il mondo del beverage è un mondo che fa parte di noi, chiaramente, oltre alla buona acqua ogni tanto possiamo concederci di divertirci anche con qualcosa di alcolico o assolutamente rinfrescante ed energizzante. Cercate nel vostro reparto ortofrutta di casa o magari del vostro orto e andate a divertirvi con i migliori distillati e le migliori bevande che vi trovate o che magari
magari potrete col tempo recuperare. Grazie a voi per l'attenzione, un abbraccio e vi ripeto, grazie perché non è scontato mai dare ascolto a quello che diciamo. Ogni tanto ce la prendiamo anche noi, no? Sì. Un'ora d'aria. Tanti cari saluti e a presto. Grazie ciao. Ragazzi. Ciao, alla prossima.